nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, in onore di Sant'Irene, riconosciamo i nostri peccati e chiediamone umile perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, o fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, o fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dio, che allieti la tua Chiesa nel ricordo di Sant'Irene, Vergine e Martire, per sua intercessione e il suo esempio, concedi anche a noi fortezza e purità di spirito per seguire Cristo sulla via della croce. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni,
udì una gran voce nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio, giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi». Parola di Dio. Ripetiamo: chi dona la sua vita risorge nel Signore. Se il Signore non fosse stato con noi, quando uomini ci assalirono, ci avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, ci avrebbero travolti acque impetuose. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Noi siamo stati liberati come un uccello dal laccio del cacciatore. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome del Signore, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o delatore, ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca. Glorifichi anzi Dio per questo nome. È giunto infatti il momento in cui inizia il giudizio a partire dalla casa di Dio. E se incomincia da noi, quale sarà la fine di coloro che rifiutano di credere al Vangelo di Dio? E se il giusto a stento si salverà, che sarà dell'empio o del peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo il volere di Dio si mettano nelle mani del loro Creatore fedele e continuino a fare il bene. Parola di Dio. La sposa è pronta, in veste di lino puro splendente. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andateli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non abbia a mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Saluto cordialmente il signor sindaco e l'amministrazione, comandante della polizia locale, e il nuovo maresciallo dei carabinieri, al quale peraltro oggi facciamo gli auguri perché ricorre la 204esima anniversario dell'istituzione dell'arma dei carabinieri. Auguri maresciallo, e ci protegga bene. Un caro saluto a tutti quanti voi, fratelli e sorelle nella fede, alla confraternita. Cari amici, stiamo celebrando la festa di Sant'Irene. Abbiamo ascoltato una parola di Dio piuttosto impegnativa, perché questa santa, come sappiamo, è martire. E questa parola che Gesù ci ha dato è una parola molto quasi esigente, ma esortativa. Gesù parla con questa parabola delle 10 vergini che preparano l'incontro con lo sposo, 5 sagge e 5 stolte. La differenza dove sta? In chi ha saputo preparare questo incontro attraverso le riserve di olio per le lampade in piccoli vasi. Questa è la differenza tra la saggezza e la stoltezza, la capacità di preparare l'incontro, la capacità di prevedere ciò che può avvenire, ciò che è prevedibile. È ovvio, se le lampade saranno accese per un certo numero di ore, è chiaro che dovranno spegnersi prima o poi, quindi bisogna mettere ciò che serve, ma bisogna essere capaci di prevederlo. Non essere, per così dire, superficiali. Che cosa ci vuol dire il Signore con questa parola? Che la nostra vita è un cammino verso questo incontro, che non sarà solamente, stiamo bene attenti, al termine della nostra vita. L'incontro con Dio, l'incontro con Cristo, è un incontro che comincia a essere attivo, direi, già da questa esistenza. Ma bisogna prepararlo. Bisogna essere capaci di prepararlo. E come? Qui ci viene in aiuto San Pietro, nella seconda lettura che abbiamo ascoltato. San Pietro esorta: non siate sorpresi
per l'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Cioè, come dire, state attenti, perché per il cristiano, per il discepolo seguace di Gesù, che prepara l'incontro con lui, ebbene, per quel discepolo è normale che ci sia la persecuzione. È normale che ci sia la persecuzione. Non deve scandalizzarci questa cosa, dice San Pietro. Non deve farvi sorprendere. È una realtà che c'è. Ed è proprio in questa prospettiva che vogliamo leggere la storia di Sant'Irene. Questa santa che è di inizi della storia cristiana, siamo nel 300. È proprio l'alba del cristianesimo. E questa donna, questa ragazza, insieme con le sue sorelle, compiono due gesti importanti. Il primo, quello di nascondere la scrittura, di proteggere la scrittura. Si racconta nella storia che Irene avesse messo questi libri, tra l'altro da un editto dell'imperatore di Roma, questi testi sacri, il Vangelo in parole, in altre parole, dovevano essere bruciati. Ebbene, cosa fa Irene insieme con le sorelle? Mette questo libro, queste parole, in uno scrigno e lo pone insieme ad altri scrigni che contengono i suoi gioielli. Non è un modo per nascondere la parola di Dio, è un modo per manifestare l'attenzione a questa parola. È un gioiello questa parola, sta in mezzo agli altri gioielli umani, ma è un gioiello, è il primo e fondamentale gioiello. Perché? Perché la parola di Gesù, la parola del Vangelo, la parola della Bibbia è parola di vita, e non c'è niente di più prezioso della vita, di quella che viviamo qui in terra e di quella eterna. E la parola di Dio ci dà l'opportunità di vivere bene questa vita in prospettiva dell'altra. Ecco il tesoro. Questo costerà proprio a Irene l'essere martirizzata attraverso il rogo, così come le sue sorelle. E qui è l'altro aspetto: anche le sue sorelle sono state martirizzate. E cosa ha chiesto il governatore a queste tre ragazze? Ha chiesto di sacrificare agli dei pagani, all'imperatore che era considerato Dio, di sacrificare a loro. E ovviamente, a motivo del rifiuto, c'è stata la condanna sul rogo, per la morte sul rogo. E poi anche la scoperta di questi libri, ulteriore condanna per la morte sul rogo. Che cosa ci dice questo aspetto? Questo rifiuto che Irene fa di sacrificare agli dei pagani. È un aspetto, amici cari, che noi viviamo quando facciamo la nostra professione di fede. Quando siamo stati battezzati, poi cresimati, e comunque ogni notte di Pasqua, quando rinnoviamo le nostre promesse battesimali, la prima domanda che ci viene fatta è questa: rinunci a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni? Tutti rispondiamo rinuncio, e rispondiamo con le labbra, abbiamo nel cuore il desiderio di rinunciare, però tante volte questa rinuncia è difficilissima. Perché? Perché è facile rinunciare se Satana ci appare corporalmente, no? Magari così come è rappresentato nelle immagini, nelle varie immagini che ci sono di lui,
no? Con le corna, con la coda, col forcone, con le fiamme, è brutto, allora è facile rinunciare a quell'immagine. Ma il diavolo si presenta in un modo diverso, attraverso quelli che sono gli idoli. Irene, quando sceglie di non sacrificare agli dei pagani, sceglie di non sacrificare agli idoli, cioè di non mettere l'idolo dinanzi a sé, dinanzi alla propria fede. Quali sono questi idoli? Quali sono le divinità moderne? La prima, più facile da comprendere, è quella del denaro. Quanto ci governa questo Dio? Quanto ci governa? Noi non ce ne rendiamo molte volte conto, ma quanto ci governa? Quante scelte ci fa fare questo Dio, il Dio denaro? Quante scelte anche contro noi stessi, pur di possederlo, pur di arricchirci. Scelte contro la nostra coscienza. Non vorrei farlo, ma mi trovo costretto a farlo. Scelte contro il nostro prossimo. Pensate a tutte le situazioni in cui, per avere di più, noi prevarichiamo sull'altro. Noi cerchiamo di boicottare l'altro. Questo è l'idolo. L'idolo del denaro, che sembra innocuo. E oggi si dice, no? Se non c'è denaro non puoi fare niente. Non è vero. Non è vero. Se non c'hai l'amore non puoi fare niente. Se non c'è l'amore non vivi. Se non c'hai la fede in Dio non vivi. È fondamentale questo aspetto, amici cari. Estremamente fondamentale. Riconoscerlo, perché dobbiamo riconoscerlo. Un idolo, se non lo riconosci come tale, non puoi scartarlo. Non puoi dire no, non credo in lui. Ma se lo ritieni necessario. Un altro idolo del nostro tempo, sapete qual è? I cosiddetti social network. Sì, non vi meravigliate. Quelle che sembrano cose innocue, no? Il telefonino, Facebook, questa roba qui, internet, no? Dove uno mette l'immagine, si sente, attenzione, guardate l'inganno di quest'idolo, si sente in comunione con gli altri. Dove sta la comunione? Tu gli altri mica li vedi e non sai come usano quella tua immagine, quella tua parola, quello che tu dici, non lo sai. È un idolo. Per poter apparire, sarei disposto a fare tutto. Sarei disposto a sacrificare ogni cosa. Ma quante persone, perché magari c'è un programma, un qualcosa, su internet, sacrificano il lavoro, la scuola, il riposo, le attività di religione, di culto, sacrificano, perché c'è questo, c'è questa immagine, devo mettere la mia immagine. È un idolo, attenzione. Il telefonino, tanto necessario oggi, tanto necessario, ma io dico che quando chiamo qualcuno, chi mi serve veramente non mi risponde mai. Quando non mi serve, risponde. Tanto necessario il telefonino, ma quanto diventa il nostro idolo? Quanto ecco, vedete, state sentendo il telefonino. Ecco. Quanto diventa il nostro idolo? Signora, non si vergogni, stia tranquilla. Ce lo scordiamo tutti quanti, stia serena, non si preoccupi. Era per contestualizzare. Quanto sacrifichiamo di tempo
per seguire quello che ci dice, anche le baggianate che ci dicono, le fake news come le chiamano, ma se fake news sembra una parola un po' così, no? Le baggianate, le stupidaggini che ci propinano, è un idolo che non ci dà vita, ce la toglie, ce la sottrae. Anche quella fisica. Lo dico soprattutto ai giovani. Fate un poco attenzione la sera, quando vi siete stati molto tempo di fronte allo schermo, di fronte al telefonino, come vi sentite gli occhi? Vi bruciano? Vi sta sottraendo vista? Telefonino, vi sta sottraendo vista? Stiamo parlando umanamente questo, eh? Ma è un idolo e noi sacrifichiamo quest'idolo. L'altro idolo, l'immagine di sé. Come vogliamo essere un po' come Santa Lucia, Sant'Irene. Vorremmo essere così. Ma attenzione, amici cari, Sant'Irene e Santa Lucia le onoriamo in questa loro immagine proprio per l'esatto contrario di ciò che facciamo noi, perché hanno rinunciato agli idoli per credere in Dio, per mettere la propria vita in Dio. Un idolo molto, come dire, nascosto, sapete qual è? L'io, che è molto simile come parola a Dio, basta togliere a Dio, no? Quanto spesso noi mettiamo noi stessi, le nostre idee, i nostri progetti, le nostre attese, tutto quello che vogliamo, noi al centro, e gli altri devono girare intorno, e più riusciamo a salire su, più siamo importanti, più ci considerano, più siamo importanti, ci girano intorno. È un idolo, siamo un idolo per noi stessi, siamo un idolo per noi stessi. Sant'Irene ce lo dice, che bisogna rinunciare, anche a costo della vita. Questa è la cosa seria. Anche a costo della vita. Ma io non mi sento bene, ma io così, anche a costo della vita. Rinunciare all'idolo che siamo noi e a tutti quanti gli altri idoli. Allora guardiamo un pochino a questo esempio, no? Perché non ci succeda che il Signore, arrivando alla nostra porta e bussando alla nostra porta, noi non ci troviamo pronti perché siamo rivolti verso l'idolo. E poi quando ci svegliamo e siamo noi a bussare alla sua porta, egli ci dica: non vi conosco, lontano da me. Non vi conosco. Sant'Irene ci aiuti a mettere Dio al centro della nostra esistenza, ci aiuti a fare il percorso del cristiano, a fare le scelte di vita che danno vita. Chiediamo a Sant'Irene questa possibilità, chiediamo questa capacità di rinunciare quotidianamente agli idoli che lo spirito del male ci propone dinanzi, a tutto ciò che ci appare buono, ma buono non è, per scegliere l'unica cosa che ci dà vita, Dio e la sua parola.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. La nostra fede e la nostra preghiera si nutrono della testimonianza che i martiri ci hanno dato sull'esempio di Cristo, modello di ogni martirio. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa, piena dello Spirito, scaturito dalla morte pasquale del Cristo, proclami e viva la beatitudine, promessa a tutti i perseguitati per la fede, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la grazia vittoriosa del Cristo aiuti i penitenti ad accogliere la chiamata del Signore per il servizio del Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché il Padre attiri a Cristo Salvatore con la forza e la soavità dello Spirito quanti vivono ancora nel dubbio e nell'indifferenza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché il Signore conceda alle famiglie cristiane la grazia di essere nella Chiesa e nel mondo, il segno dell'amore di Dio che crea, redime e santifica. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché lo Spirito Santo, liberandoci da ogni paura ed esitazione, ci aiuti a seguire Cristo, modello di santità in ogni stato di vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Sii benedetto, Signore, per averci dato la compagnia e l'esempio dei santi, tuoi servi ed amici. Per la loro preziosa intercessione, donaci la gioia di percorrere con l'audacia della fede la via santa che dal fonte battesimale porta alla Gerusalemme celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo della Santa Martire Irene ti siano graditi, Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio, la Santa Martire Irene ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo, che presiede questa celebrazione, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i gloriosi Martiri, Sant'Irene, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme, come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che avete due apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Per la distribuzione della comunione faremo in questo modo. Due ministri saranno qui
ai piedi dell'altare, un ministro verrà in fondo alla chiesa, l'altro invece sarà posizionato vicino all'altare della Madonna dei Miracoli. Oh.
Preghiamo. Signore, che hai glorificato Sant'Irene con la corona della verginità e del martirio, per la comunione a questo sacro convito donaci energia nuova, perché superiamo la forza del male e raggiungiamo la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Al termine di questa celebrazione è doveroso fare alcuni ringraziamenti. Innanzitutto al Vescovo due grazie in particolare, perché non solo ha spezzato per noi la parola ricordandoci che l'incontro con il Signore non è qualcosa che ci attende chissà quando e chissà dove, ma è un incontro attuale fatto nella quotidianità. E l'altro grazie è perché, lo dico Eccellenza, ha fatto veramente difficoltà a venire qui il Vescovo, perché aveva degli impegni al quale non poteva dire di no. Questo per noi, Eccellenza, è segno della sua attenzione costante verso la comunità di Erchi, di questo lo ringraziamo. Grazie. È un orgoglio. Ringraziamo anche l'amministrazione presente. Qui col sindaco, il presidente del consiglio comunale, gli assessori, ringraziamo anche il maresciallo Roberto rinnovandogli ancora gli auguri per la festa particolare dell'arma dei carabinieri, ringraziamo anche il comandante del corpo della polizia locale, ringraziamo poi il coro, grazie per aver reso più bella questa celebrazione, i ministranti, i confratelli, l'apostolato della preghiera, l'ordine francescano secolare che poi ci seguiranno nella processione. Il comitato di Sant'Irene che in questi giorni e queste settimane si è dato tanto da fare per realizzare la festa, il comitato di Santa Lucia che ha accompagnato qui la nostra protettrice, poi tutti voi fedeli, grazie di cuore come sempre per il vostro generoso contributo, senza di voi ovviamente non avremmo potuto realizzare la festa insieme alla banca e a tutti gli sponsor. Grazie di cuore, buona festa a tutti. Grazie. Prima della benedizione permettetemi di dirvi una piccola cosa. Un po' di tempo fa alcuni fedeli della comunità di Erche mi avevano chiesto una cosa un po' così, non so se fosse possibile unificare la festa di Santa Lucia e di Sant'Irene, siccome vengono molto vicine ed era anche complicato per i comitati fare, credo che facesse parte del comitato, non lo so. Io ho dato questo criterio. Ho detto, questa cosa non sono contrario, però questa cosa potrà avvenire se magari un giorno le sante reliquie di Santa Lucia e di Sant'Irene si incontreranno a Erchia. Speriamo che questo avvenga. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Sant'Irene, patrono della nostra comunità parrocchiale di Erche, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Irene la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Sant'Irene ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Auguri a chi porta il nome di Santa Irene e buona festa e buona pace a tutti.